Il 20° Trofeo Federazione Italiana Fuoristrada Quinto Memorial Massimiliano Oppici, sesta gara del CVF 2023, si è disputato nel fine settimana del 7 e 8 ottobre presso la tenuta Rio Siso di Rubiano di Solignano. Per alcuni piloti in testa al campionato si trattava di una gara semplicemente da amministrare, ma varie rotture hanno messo in crisi chi ambiva al titolo, impedendo di dare tutto per scontato. In classe N1, Gazzetta Foglia hanno corso in solitaria, concludendo la gara in 14esima posizione assoluta. Duelli agguerriti hanno caratterizzato le sfide nel gruppo A. In classe A2, Claudio Labruzzo ha regolato Luca Righelli. Mentre in classe A1, Gianluca Prina Mello ha prevalso su Marco Tonella. Combattuto come sempre, il gruppo B ha visto Massimo Reggiani su Mini Cooper del team Nicoletta aggiudicarsi il primo posto assoluto, sia nella classifica CDF che della classe B4. Una gara perfetta sia di sabato che di domenica oggi, siamo molto contenti, la pista è stata bellissima, siamo andati molto veloci, mi sono divertito un sacco e peccato che sia finito qua il campionato. Ringrazio il team Nicoletta e ci vediamo il prossimo anno. A classificarsi secondi assoluti e primi di classe B1 sono stati Gazzetta Cortese, coppia affiatata che su questo percorso è riuscita a spremere tutti i cavalli della Ford Sierra Cosworth. Grazie ad una gara condotta tutta all'attacco e senza mai sbagliare, a sorpresa Francesco Moscati Figini si è aggiudicato la terza posizione assoluta e la seconda di classe B4. Nella categoria TM, il campione in carica Vittorio Gonella, nonostante una foratura nella quarta prova speciale, si è classificato al primo posto. In questo tracciato qua ho sempre qualche problema con le gomme, lo sapevo già, ma non è bastato, nel senso che comunque ho tagliato 2 o 3 gomme, poi stamattina ho rotto anche un cerchio, però per fortuna sono riuscito a portare a termine comunque tutte e 5 le prove speciali e quindi tutto sommato la gara è andata abbastanza bene, con tempi non buonissimi appunto per colpa di quelle problematiche lì. Però direi bene, nel complesso molto bene, e questo tracciato mi piace sempre tantissimo, sia fatto in una direzione che nell'altra. Bertolani e Fontanini dovevano solo amministrare la gara, ma si sa, quando si cala il casco non si pensa più a niente, giù col gas. Di conseguenza, nella quarta speciale hanno patito la rottura di un braccetto della sospensione e l'apertura della ruota posteriore sinistra. Il guasto però è stato prontamente riparato a fine prova e così, potendo disputare l'ultima speciale, sono riusciti a concludere la gara al secondo posto di categoria. Dopo 6 gare disputate, la classifica assoluta provvisoria del CVF vede in testa Enrico Giudici, seguito nell'ordine da Luca Righelli e Stefano Fioroni. Ora, oggi è stata una gara veramente, in questi 2 giorni, veramente bella, nel senso che pista molto veloce, molto tecnica, con tutto quello che c'è nel fuoristrada, cioè nella velocità fuoristrada. In classifica generale ero secondo, non so come sarò, però soddisfazione anche perché ho compiuto 100 gare consecutive, avendo io iniziato a correre alla fine degli anni 80, il 78-79, con una campagnola. E ricordare quei tempi e trovarmi ancora qui oggi, ancora con l'entusiasmo a fare del fuoristrada con ragazzi che hanno 40 anni meno di me, mi entusiasma e spero di poter continuare ancora. L'annata è finita con degli alti e bassi, però insomma devo dire che il bilancio tutto sommato è sempre positivo, soprattutto perché corro con un gruppo di persone che devo considerare un po' come una famiglia e oltre che dei concorrenti sono degli amici, direi degli amici tutti quanti. E grazie della collaborazione anche di ACI Sport e di tutti quelli che ci supportano in questo campionato. Grazie davvero.
La classifica assoluta provvisoria TM vede al primo posto Denis Bertolani, al secondo Vittorio Gonella e al terzo Claudio Esposto. Ora si attendono i risultati dell'ultima gara in calendario, la cronoscalata di Tandalò, che si disputerà dal 10 al 12 novembre in Sardegna ed incoronerà i campioni italiani della velocità fuoristrada by Federazione Italiana Fuoristrada, sia auto che TM.